I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Video su video. Che cascate. Colore di primavera. Con il nostro eroe. Video su video. Ciao. Ciao. Dove stai andando? Ah, me lo chiedi. Lo so, è un bivacco giallo, infatti abbiamo anche lo zaino intonato. Siamo comunque partiti dalla valle del Miss, dal lago del Miss, e stiamo andando a Gena Alta. Gena Alta, perché giù nelle Marche, nell'Appennino, hanno Gelania, noi abbiamo Gena. Un bel trekking sull'asfalto per fare un po' di dislivello. Ciao Patigio. Così almeno sembra che siamo nel bosco alla ricerca di zecche. Oggi vi portiamo al bivacco Valdo. Arrivati in località Gena Alta, troviamo le indicazioni per il bivacco Valdo, Forcella Zana, Cammino Sospirolese, perché questo fa parte del Cammino Sospirolese, e si va su di là. Due fontanelle per farsi il bagno d'estate. Appena oltrepassato il cartello che ci segna bivacco Valdo, 2 ore e mezza. Seguiamo il nostro sentiero CAI e si va su. Siamo arrivati al trattino che dicono sia un po' esposto, e per aiutarci hanno messo qui davanti a noi, si vede, sì, ecco, 3 metri di cavo. Vabbè, sì. 3 metri di cavo per aiutarsi, perché magari vedi è un po' scivoloso. No, mancano proprio i pezzi. Mancano proprio i pezzi di sentiero, però dai, grazie al cavo. Grazie al cavo si fa. Fatta 3 metri.
Oh, acqua. Acqua, pieno d'acqua oggi. Qui c'è una scaletta e del cavo. Sì. Che bagnato lì, c'è quella staffa lì, dopo provare dei gradini se ci sono. Ma che ne so, ho avuto dolore. Ah sì. Stiamo per guardare un grosso torrente. Siamo scesi da lì in mezzo, il canalino, e adesso dobbiamo attraversare questo per poi risalire col nostro Basigio che con un passo agile ha scavalcato il grande rio. Abbiamo una formazione rocciosa che con l'acqua, probabilmente qualche infiltrazione del terreno, e che arriva fino a queste rocce che poi andranno ad alimentare il torrente che sentite là sotto, che va a formare la cascata della Socca. Senza percorso obbligato. Qui a destra. Ah no, sì. È uguale. Là. Sì. Senza percorso obbligato, oltrepassare questi masi. Come si riesce? Bella, bella.
Bella fresca! Gli ultimi metri. Quel pezzo che è lì. Gli ultimi metri prima del bivacco Valdo. Qui si vede tutta o la valle della Sofia o la valle del Mis. Nel cuore dei Monti del Sole. Diciamo che però il sentiero a destra è questo qua, perché c'è anche la freccia rossa. Vediamo quanto è segnalato, più che altro, e quanto è battuto. Valutiamo, no? Forcella ne manda di qua a sinistra. Zana là è tutto con i puntini. Viva Covaldo, proviamo ad arrivare di qua. Magari aggiriamo qui a sinistra dove c'è il sole. Ah, non ti vedi neanche. Siamo nell'ultimo tratto in mezzo al bosco. Sale ripido da qua. E il nostro bivacco dovrebbe essere proprio qua su. Qui si va un po' a sentimento. E di là. No, per fortuna no. Come vi avevo accennato, questi sono gli ultimi metri in mezzo al bosco. Polpetta che sta uscendo vincente. E io mi giro sulla mia destra e a una quarantina di metri. Eccolo, eccolo, eccolo il bivacco Valdo. Il nostro Bagigio che sta arrivando al bivacco giallo. Aiuto, io stavo cadendo. Con il suo zainetto giallo, i suoi scarponi nuovi della Fitwell, neri e gialli. Qui lo fai per la scelta o sentiero? Per alberi. Eccoci qua, ultima curva e siamo arrivati al bivacco giallo, bivacco Valdo. Eccoci. Wow. Questa è la targa, sì, Cai Vicenza. Vediamo come tiene il Cai Vicenza questi bivacchi. Vai, su, su, tiro su, la leva e quella sotto. Intanto ho aperto la finestra. C'era scritto che la e la tiene bene, oh, guarda. Ah, però dai, vecchio carino. C'è anche il freezer, questo è il freezer, bivacco alle spalle. Ora per il ritorno proviamo ad andare su dalla Forcella. La veduta sui Monti del Sole è quella che è un po' ristretta, perché comunque è in mezzo al bosco, però non ci si lamenta. Fly. Ah, c'è un altro segno qua. Abbiamo trovato la debole traccia, ma molto, è debolissima, super debole. Però qui sulla mia destra c'è, eccolo qua, finché c'è segno c'è speranza. E finché c'è roccia c'è bello.
Qui si sta freschi. Adesso ci vediamo in Forcella. Prima la Forcella. Sì. Prima la Forcella. Ho messo sta catena nuova per passare qua. C'è un bel canalone che va giù. Qui acqua, tanta acqua. E oggi non ci facciamo mancare niente. Dopo il bivacco caldo abbiamo deciso di passare dalla Forcella e far l'anello. E qui ci siamo trovati una bella sorpresa. Un bel po' di neve. Per fortuna che ho i miei scarponi nuovi con le ghette li sto provando. Eccoci finalmente alla Forcella Zana, 1675 dopo una bellissima ravanata sulla neve sui pini mughi. Là dietro ho Polpez che sta ancora facendo ostacle race, ha detto, perché ci sono un po' di ostacoli per raggiungere appunto la Forcella. Ecco il cartello. Ecco il cartello, Forcella Zana, ragazzi. E uno si aspetta magari una forcella bella panoramica. Invece vediamo cosa si vede da qua. Eccola, eccola, eccola. Eccola. Polpez che scende da lì. Dalla parte nord abbiamo veramente dei salti molto, molto ripidi. Ma vedo un cavo. Basta neve. Basta. Uff, dopo qualche canalino di neve, qualche saltino, ora prendiamo la traccia che c'è qua giù, seguendo i bollini rossi, che lì ce n'è uno di fianco a lei, ce n'è un altro. Così torniamo alla tabella di stamattina che diceva bivacco e forcella. Scalette un po' storte. Ah, ma devo usare anche il muro? Eh? Un pochino. No, perché io lo direi, non si allunghetta o tu per scalare in legno? Scende qua, qui ce n'è, c'è l'ultimo gradino e dopo si riprende la traccia. Mamma mia, che caldo scendendo, mamma mia. Qui all'ombra c'è più fresco. Riprendiamo la nostra traccia che qua. Via. Ormai sulla traccia, dopo aver fatto un bel volo con un sasso che si muoveva, poi mi è venuto addosso un altro sasso. Questo è violenza domestica. Oh, male. Siamo vivi, un po' di avventura fino alla Forcella, come avete visto, e poi a scendere qualche volo. Ora siamo quasi alla frazione di Genalta, quasi, dove stamattina partiva il sentiero, e ci fermeremo lì a mangiare qualcosa e dopo si riparte. Ciao Patito, stiamo scendendo, stiamo arrivando alla macchina, abbiamo finito la nostra escursione, doveva essere un giretto facile, 1000 metri di dislivello, abbiamo aumentato 90 metri in più, 90 metri in meno, sono diventati 1600. Ecco il nostro eroe, Sebastiano di Vicenza, e il Baggigio da indicatore. E Polpetta! Oggi abbiamo fatto un trekking facile, classificato come Eti. Siamo arrivati al lago del Miss, abbiamo parcheggiato alla cascata della Soffia, abbiamo intrapreso la strada che sale a Gena media e poi Gena alta. Da lì parte il sentiero numero
871, 872, uno dei due. Sono le due fontanelle, prendete il sentierino. In 2 ore e mezza, più o meno anche 2 ore e 45, si arriva al bivacco Baldo, che è un bivacco giallo, Cai Vicenza, diretto da 1250 metri. Non bisogna soffrire di vertigini, perché insomma ci sono alcune cengette erbose, falde erbose un po' esposte. Poi si può proseguire il giro fino ad una forcella. Forcella Zana. Giro consigliato vivamente passando prima dal bivacco, poi si va verso la forcella e si scende. E siamo rientrati di nuovo al bar della Sofia, birretta, siamo un po' stanchi, però siamo stati bravi. Io ringrazio Sebastiano. Ringraziamo Sebastiano, special guest che ci ha seguiti. Speriamo che Sebastiano è di Vicenza. Però speriamo che il video vi sia piaciuto. Continuate a seguirci per le prossime avventure, Miriam e Leandro, le nostre avventure in montagna. Ciao!